facciamo istanza a questa corte perché emetta un provvedimento urgente che vieti di staccare il signor John Harry Giles dall'autorespiratore. Il signor House è stato accusato di aggressione nei confronti di John Henry Giles. Ha aggredito un uomo su una sedia a rotelle. Il dottor House è accusato d'aver forzato un tubo nella gola del signor Giles contro la sua volontà. Una cannula tracheale che gli ha salvato la vita. Dottor House, la prego, lasci parlare il suo avvocato. Chiedo scusa, vostro onore, non si ripeterà. Allora è il suo assistito che ha ridotto il paziente in queste condizioni. E ora richiedete un provvedimento per obbligarlo a rimanere così. Staccando il tubo, il rischio che il signor Giles possa morire è alto. So che questo il paziente lo sa e non vuole essere salvato. È il motivo dell'accusa contro il dottor House. Esatto. E la morte del signor Giles violerebbe il diritto del sesto emendamento del mio assistito. E cioè di affrontare il suo accusatore. Astuto, eh? Vostro onore, nel caso del 1999 dello stato della Pennsylvania contro Oselton, si è creato un precedente che adesso può risultarci molto utile. Avvocato Perché Anderson, fai tutto questo? Non ti eviterà la prigione. No. Anche se vinci, l'ordinanza restrittiva e l'accusa di aggressione resterebbero in piedi. Cosa ci guadagni? Tempo. Per fargli una diagnosi, ma non puoi avvicinarlo. Non ho bisogno di farlo. Conosco medici con il delirio di onnipotenza. Devono salvare il mondo. Tu invece hai il complesso dello stratega. Hai bisogno di risolvere i puzzle. Hai finito? O hai altre perle di saggezza da sciorinarmi? Fammi sentire quello che dicono. Quel documento può non essere valido. Il paziente soffre di crisi depressive causategli da uno scompenso tiroideo. Il documento di cui parliamo è stato firmato in presenza di un membro dell'equipe del dottor House, il dottor Foreman. Gli imbecilli sono ovunque. Sono sicuro che lei mi capisce. Stia seduto. La validità del suddetto documento è contestabile e il mio cliente deve poter esporre le sue ragioni in un vero processo. Ah, ecco, e nel frattempo quel poveretto dovrebbe rimanere attaccato a una macchina. Signor giudice. Dottor House, io l'accuso di oltraggio alla corte se non si rimette subito seduto. Devo farle una domanda. Lasci che sia il suo avvocato a parlare. Non c'entra. Le risultano problemi cardiaci nella sua famiglia? Vostro onore! Le sue dita mostrano segni di ipocratismo, che può indicare una cardiopatia. Ha presente qual è il rischio? Crollare a terra stecchiti. La prego, si faccia visitare. Vostro onore, la cosa non è pertinente. Possiamo tornare alla mozione? Certamente, mi scusi. Vostro onore, il diritto della persona di controllare il trattamento terapeutico del proprio corpo è fondamentale per la comprensione di questo caso. Una lunga scia di precedenti, sia federali che dei singoli stati. Congratulazioni. Davvero un ottimo intervento. Ho guardato Metal ieri sera in TV. A proposito, io non ho notato niente alle dita del giudice. Nemmeno io. Così, precedenti familiari? Ogni famiglia ha precedenti cardiopatici. E di malattie mentali?